Parliamo di piccole e medie imprese, ma non soltanto. Innanzitutto perché Mario Monti in una conferenza stampa ha dichiarato: abbiamo adottato 4 decreti che mirano a ridurre l'ammontare del debito delle imprese verso la pubblica amministrazione. Il governo dovrebbe smaltire una quota di 20-30 miliardi già nel corso di quest'anno. Noi abbiamo avvicinato quest'oggi Corrado Passera, ministro delle infrastrutture, proprio su questo interessante e importantissimo tema. Sentiamolo. Se però andiamo un attimo indietro e pensiamo ai 20 miliardi di garanzie date alle piccole e medie imprese per essere bancabili, 20 miliardi messo nel Salva Italia quando era il momento più difficile per trovare risorse, è stato rifinanziato il fondo per dare 20 miliardi alle imprese, 13 miliardi e mezzo di ACE e di IRAP per premiare le aziende che crescono e gli imprenditori che mettono soldi nelle imprese. I 27 miliardi di cantieri accelerati o aperti che noi vorremmo raddoppiare entro breve con soldi privati, e quindi stiamo parlando di molte decine di miliardi. I 6 miliardi già messi per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, e questi che, come diceva lei, potrebbero valere 20-30 e coi privati, quando verrà esteso ai privati, potrebbero raddoppiare, beh, lei vede che cominciamo a mettere intorno al tavolo, sul tavolo, delle cifre molto rilevanti. Le aziende hanno bisogno di questo importante intervento, anche solo la compensazione debiti crediti con la pubblica amministrazione, per molte di queste è una questione di vita o di morte. Oggi Alessio Singer è stato in un paese, in un piccolo paese nella provincia di Varese, dove c'è il rappresentante lombardo delle imprese che resistono. Ascoltate. Superare insieme l'ostacolo, affrontare a testa alta un nemico che ogni giorno diventa sempre più forte. Il suo nome? Crisi economica. Gli sfidanti? Un'associazione spontanea di piccoli e medi imprenditori, le imprese che resistono. Massimo Mazzucchelli, titolare di una fabbrica metalmeccanica di Besnate nel Varesotto, è il portavoce della Lombardia. Il nome voleva essere evocativo perché stiamo cercando di resistere, proprio la nostra è una guerriglia quotidiana con le difficoltà del fare impresa, alla burocrazia che ci mette un po' i bastoni fra le ruote, sicuramente alla mancanza di lavoro che è il problema che lega un po' tutte le imprese italiane, alla difficoltà che a volte incontriamo nel rapportarci con il fisco, quindi con lo Stato. Le adesioni finora sono state circa 2.500. Tra le proposte avanzate, una legge sui termini di pagamento, una moratoria con l'Agenzia delle Entrate e la riduzione del carico fiscale. Da una costola dell'associazione è nato Terraferma, spazio di ascolto e supporto che mette a disposizione degli imprenditori in difficoltà una trentina di psicologi in tutta Italia. Denunciamo già da parecchio tempo di prestare attenzione al fenomeno dei gesti estremi da parte di piccoli imprenditori e lavoratori in difficoltà. Il servizio fino al contatto telefonico è assolutamente gratuito. Se invece le persone chiedono anche un percorso di sostegno personale, dovranno pagare, ma una tariffa agevolata commisurata al tipo di difficoltà. Visto anche il numero di telefonate che ci sono arrivate, circa 500, e soprattutto il tenore delle telefonate che ci arrivano e delle esperienze che ci vengono raccontate anche sul nostro blog, ci fa capire che la situazione è drammatica. Questo è una persona che ha già scritto diverse volte, lui dice: sono angosciato ed esterrefatto, mi sembra che molti non abbiano la consapevolezza dell'origine dei problemi. Angelo scrive: il mio problema è nato da quando ho messo in liquidazione la mia azienda. Le banche mi hanno obbligato il rientro dei fidi a breve tempo. Con una, dopo tante minacce ed umiliazioni, sono riuscito ad azzerare tutta. Ora ne rimane un'altra. Chiedere aiuto, si sa, non è facile. Un mezzo di diffusione fondamentale è rappresentato da internet. Ecco i siti a cui è possibile fare riferimento per qualsiasi informazione. Questo governo tecnico che si è insediato da poco, cosa ha fatto per la piccola e media impresa? Come si sta comportando? Fino ad ora non è stato fatto assolutamente nulla. Anzi, a dire la verità, le iniziative che sono state prese, non so, io parlo della... per esempio dell'introduzione di nuove tasse, per esempio l'IMU che andremo a pagare adesso nel mese di giugno, causerà soltanto problemi ulteriori alle imprese. Non arrivano risposte, cioè le risposte che possiamo dare noi sono un inizio,
cioè la possibilità di cominciare a risolvere qualche problema, ma le risposte principali devono venire dalle istituzioni. Chiedo interventi brevi ai nostri ospiti perché ho solo 8 minuti. Rizzi, lei conosce bene la realtà anche del paese, Besnate comunque è una zona vicina, insomma, è un paese vicino alle sue zone. Allora, sta facendo abbastanza questo governo per venire incontro, o comunque sta facendo più di quello che si poteva fare? Sì, sta facendo molto di più di quello che si poteva fare per distruggere definitivamente la piccola e media impresa in Italia, perché in questo famoso decreto Salva Italia che tanto viene sbandierato, di fatto l'unica cosa che è stata ottenuta è di aumentare del 3% la pressione fiscale delle piccole e medie imprese e di ridurre ulteriormente la possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, dimenticando quello che può essere il ruolo degli istituti di credito nel finanziamento e nel sostegno all'imprenditoria. Oggi il problema maggiore è fondamentalmente questo: abbiamo in Italia una fiscalità che è tra le più alte al mondo e abbiamo un'impossibilità assoluta di accesso al credito e quindi di rilancio dell'impresa, con un'ulteriore vessazione da parte del fisco nei confronti di queste stesse imprese, e oltretutto lo Stato a queste stesse imprese continua a non saldare i conti, in qualche caso da decine di mesi se non da parte di qualche anno. Ho ascoltato con attenzione il lungo elenco numerico del ministro Passera riguardo i numeri che ha cercato di spiegare di avere messo in campo. Confesso di non avere capito assolutamente nulla, perché credo che non lo abbia capito nemmeno lui. Stava snocciolando dei numeri che non hanno nessunissimo senso, perché solo qualcuno che può essere atterrato oggi da Marte può pensare di mettere a disposizione delle imprese 20-30 miliardi di euro. Forse possono utilizzare per il pagamento centrale i 14 miliardi di euro ingiustamente raggranellati e rastrellati dai comuni con la cosiddetta cassa unica, nient'altro e niente di più. Quello che manca è la volontà vera di sviluppo di questo Paese. Io sono fermamente convinto che questo governo non abbia nessunissima intenzione di rilanciare l'economia delle imprese, altrimenti avrebbe visto in maniera differente alcuni emendamenti, anche banali, se vogliamo, molto semplici, presentati su diversi decreti da parte del sottoscritto e da parte del gruppo della Lega al Senato. Ne cito solo due in maniera assolutamente semplice. Il primo era rivolto alla problematica di Equitalia, con dei paletti estremamente stretti a vantaggio solo ed esclusivamente delle piccole e medie imprese che hanno subito la crisi nel biennio 2009-2010, pensare ad una sanatoria nei confronti delle assurde cartelle di Equitalia. Avevamo previsto il pagamento del 75% del debito, cancellando le more, entro 30 giorni da parte delle imprese. Le imprese farebbero salti di gioia se lo Stato permettesse entro 30 giorni di saldare questo. La seconda è per quanto riguarda l'IVA. Invece di continuare a richiedere il pagamento dell'IVA da parte delle aziende che non ricevono il pagamento da altre aziende, quindi mandarne in crisi due, andare a chiedere l'IVA a chi non ha pagato l'azienda iniziale. Sarebbe semplice, basta accoglierle invece di tirare fuori i numeri del lotto. Ok, la ringrazio per la risposta. De Micheli, anche a lei una valutazione su quello che sta facendo il governo, però in massima sintesi, perché ho veramente pochi minuti. Lo so che è difficile. Che le hanno scritto, certo, le persone che le hanno scritto messaggi prima sono incavolati perché ritengono che la politica dica delle cose e poi non le faccia. Allora rifacciamo il film della verità e delle cose dette e fatte. È dal 2008, giugno 2008, decreto 112, quando Tremonti e l'allora maggioranza PDL e Lega votarono un patto di stabilità interno che noi segnalammo sarebbe diventato la fine sia degli investimenti degli enti locali che la fine dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, perché Tremonti spostava sulla cassa tutto il peso del patto
patto di stabilità e la spostava soprattutto sugli enti locali. Questo nostro allarme, lanciato in una notte di giugno del 2008, sono diventati 90 miliardi di ritardi di pagamenti. Io ho incontrato e insieme abbiamo scritto la proposta di legge sui ritardi di pagamenti, imprese che resistono, Luca Peotta, che è il fondatore di questo gruppo di imprenditori, insieme abbiamo fatto questa battaglia in Parlamento e adesso che noi sosteniamo questo governo, in parte, non tutto, perché la montagna del debito accumulato da parte dello Stato è enorme, ma si incomincia a dare una prima risposta a questo problema. So, perché conosco bene l'impresa, che non è sufficiente. E questi decreti vanno visti poi nel dettaglio, bisogna vedere che non complichino burocraticamente il percorso per avere ciò che è dovuto. Insomma, ma non dimentichiamo mai la verità, certo, la verità delle cose. Mi pare di capire che per Rizzi il bicchiere... Perché se questo problema si fosse affrontato nel 2009, quando noi abbiamo presentato la riforma, se si avesse avuto il coraggio di dire la verità nel 2009, oggi non saremmo in queste condizioni.